Ionara, solo io model, Serenissima S e Silver Shadow Font. In seconda fila Sinatra Luis, Saulo, Spentacassa, Sleva di BL, Six di Costa, Sergiolina Torre e Scuptella. In terza Super Regal e Sole Griff Italia. Problemi per Six di Costa che si elimina alla chiusura delle ali, facile al comando Serenissima S. In seconda posizione scende Silver Shadow Font, a largo è partita veloce Sergiolina Tor che punta subito in avanti, la rottura di Siluro Jet. 200 iniziali in 14.1. È finita a tabellone Siluro Jet, ha rotto anche Sergiolina Tor. E così Serenissima S, piuttosto ardente, va a completare un quarto iniziale notevole in 29 scarsi. Viaggia con 2-3 lunghezze di vantaggio su Silver Shadow Font. In terza posizione Scar Victoria, a precedere solo io model. 600 in 44.1, a tabellone Six di Costa. Il gruppo è chiuso da Sole Griff Italia di dentro e Sveva di BL. Continua ad andatura sostenuta la leader, 59.7 gli 800 per la Dagger Rapid di Francesca Croce. Poi Silver Shadow Font in seconda posizione, si prepara Scar Victory. In quarta c'è solo io model, di dentro guadagna Sinatra Luis. Chilometro in 1.14.4, Scar Victory scavalca il calante Silver Shadow Font, cerca di proporsi anche solo io model, stentano dalle retrovie. Scar Victory raggiunge Serenissima, 1.29.4 i tre quarti di miglio, aspetta ancora Giovanni Ciotola in salchi a Scar Victory. Serenissima entra in vantaggio in retta d'arrivo, si prepara Scar Victory, affianca la leader, si prepara anche solo io model, poi Scuptella, solo io model interviene a centropista, Scar Victory sta passando, viene forte anche Sinatra Luis, Scar Victory fin sul traguardo, al secondo Sinatra Luis e al terzo a quota altissima. Solo io model, al quarto solamente Scuptella, sul mio cronometro 2 minuti e 5 decimi, affermazione di Scar Victory, ha fatto penare questo CCS Ciacchitti, ma è tornato al successo nelle mani di Giovanni Ciotola che lo ha interpretato nel modo migliore, il portacolori della Vidimar che precede un ottimo Sinatra Luis e un più che positivo solo io model.